Dopo la pausa per la Final Four di Coppa Italia, riparte il cammino della Serie A. Nelle ultime quattro giornate si decide praticamente tutto. Da un lato l'Elle 84 che vuole dimostrare di valere la top four del nostro campionato, dall'altro l'Active Network che cerca punti pesanti in ottica salvezza. Futsal People, amici di Futsal TV, buonasera ad Enrico Cogele, benvenuti al Pala Maggiore di Leni. Elle 84, Active Network, 27esima giornata di Serie A, pronto a dare il via alla sfida. Si attende sempre l'ok da parte della terna arbitrale. Con i Tigers che provano subito a farsi sentire, c'è il fischio, via, si parte. Andiamo, buon divertimento con l'84 Active Network, con l'84 che gira il primo possesso della partita. Coco Fortini che prova a partire in quarta. Igor, uno sguardo alla porta, la blocca Marco Pasculli, punta Igor, rientra Vidal, prova a calciare Vidal. Thiago Perez con la prima parata della sua partita, se l'è preparata bene Vidal. Perez ha visto partire il tiro, è allungato la sfera in angolo, poi spinge la transizione, prova ad andare dentro da Vidal, che da zero metri non trova lo specchio della porta, dimenticato da Ale Palato appena entrato. Tuli, doppio passo e sgasa in banda, poi palla centrale letta dalla medica che è uno contro zero, se ne va la medica fino in fondo e apre le danze al Pala Maggiore, portando avanti l'Active Network dopo 7 minuti e 30 di gioco e 0-1 la medica. Coco, Tuli, ancora Coco, ancora Tuli, suolata, Coco non può calciare, poi in buca, placcaggio ai danni di Tuli, punizione da posizione molto interessante per l'84, giallo in arrivo per Romano, c'è il fischio. Fortini calcia, centra la barriera, poi Cuzzolino, ancora per Fortini, Curri chiude l'1-2 con la medica, poi cambia lato, bene per Poletto, sterzata, Poletto raddoppia l'Active Network portandosi sul 2-0 qui al Pala Maggiore, è il più classico dei gol dell'ex, quello di Poletto che trova lo 0-2 in favore dell'Active Network. Raguso prova a calciare con la punta e centra, cavarzando davanti a sé, Coco dopo il tocco di Pasculli, rientra, calcia Coco, vede Cuzzolino che si è liberato dalla pressione di Poletto, lavora per lui e Mulsi, gira Cuzzolino che calcia, doppio palo, poi Rescia, in qualche modo si salva l'Active Network. Cuzzolino si gira bene su Scigliano, guarda la porta, Cuzzolino centra Poletto, raccoglie Raguso che calcia Thiago Perez, Cuzzolino sul punto di battuta, palla dentro a cercare Raguso, poi Fortini calcia con una mano Scigliano. Questo è il tocco di mano da parte di Scigliano. Raguso calcia ancora Thiago Perez a tenere l'Elle 84 a 0 reti sulla conclusione piazzata di Mattia Raguso, super parata di Thiago Perez. Ancora Vidal, scarico Cuzzolino in verticale per la corsa di Rescia che passa davanti a Poletto, trattenuto Rescia ancora una volta in maniera molto vistosa da Poletto, arriva il giallo per il numero 15 dell'Active, c'è un'intesa con Manzione e punizione ancora una volta da Buona. Va Tuli dentro, legge Igor, pallone letto da Itomeia che spinge la transizione, Scigliano calcia Pasculli molto bene, in uscita ci mette le mani e annulla la conclusione di Scigliano, prima piede poi mano, palla sopra di Cuzzolino verso Rescia al volo, super gol di Maxi Rescia che la riapre dopo 4:30 dall'inizio del primo tempo, 1-2 Maxi Rescia. Maxi, Maxi, Maxi.
poi scava molto bene per Curri in verticale, ancora per Lepadatu che prova a calciare, la blocca Pasculli. Coco in verticale, ci arriva Scigliano, trova Poletto, poi Lepadatu in verticale, buono il pallone per Scigliano che se ne va fino in fondo. Scigliano, Fortini ci mette il corpo dal duello e cambia lato per Lepadatu in verticale da Poletto, che si gira, Poletto lascia lì la sfera per Caverzan che riporta avanti di due reti l'Active Network praticamente alla metà della seconda frazione, e 1-3 al Palamaggiore Caverzan. Che va lungo per Poletto che la mette giù, si gira Poletto, spacca la porta da 0 metri e mette un'altra firma sulla partita. Sono 3 gol di vantaggio per l'Active Network a 7-14 dalla sirena, 1-4 Poletto. Saranno 7 minuti di portiere in movimento per l'84 che ora deve recuperare 3 gol di svantaggio all'Active. Tutto è possibile nel calcio a 5, ma c'è una montagna da scalare. Coco, Vidal si gira, calcio Vidal! Pablo Vidal accorcia le distanze a 6:30 dalla sirena, regala una speranza nel finale per l'84, 2-4 Pablo Vidal. Coco, Cuzzolino, Coco, Fortini, palla dentro per Cuzzolino! Leandro Cuzzolino a 5:28 dalla sirena, riporta l'84 sul meno 1, 3-4 Leandro Cuzzolino. Coco, Vidal, calcia Vidal, Tiago Perez ci mette le mani, poi Coco, Fortini, Tuli, Fortini, Coco Cuzzolino, Vidal con spazio, va dentro da Tuli che sul secondo palo non può sbagliare, fa esplodere il Palamaggiore di Leini e soprattutto fa 4-4 a 43 secondi della sirena. Tuli, porta a spasso il pallone, Raguso lo legge, poi lo lascia lì, Oitomeia solo con Pasculli, Pasculli si fa il più grasso possibile, Oitomeia la spara alle stelle, da 0 metri, si rischia il quinto di movimento mister Paniccia per il finale, che occasione per l'Active. Cuzzolino, lungo, Curri la lascia lì, Vidal la trova, Rescia, prova a calciare! 5-4 a 12 secondi dalla sirena, che sport il futsal signori, esplode la panchina dell'L84, esplode il Palamaggiore di Leini per questo gol di Maxi Rescia, 5-4. Si gioca una bolgia al Palamaggiore, un'occasione per l'Active, legge Rescia che la spara il più lontano possibile, 6 secondi alla sirena, chiama lo schema Igor. Palla fuori, Igor deve cercare la conclusione, prende spazio Igor fino in fondo e calcia alle stelle, suona la sirena, luci spente al Palamaggiore di Leini, l'L84 recupera una partita clamorosa contro l'Active Network che ci ha provato in tutti i modi a trovare punti preziosi in chiave salvezza, ma alla fine la vittoria è dell'L84.